votazioni sono finite, adesso abbiamo un momento di discussione, se volete, quindi invito gli altri due relatori a salire qui insieme a noi e non so se è possibile avere un microfono, se c'è qualche domanda dal pubblico. Relazioni veramente molto interessanti e io avrei solamente, giusto per iniziare, un paio di domande, una a Matteo e l'altra a Roberta, sul punto a quanto riguarda questa straordinaria esperienza di scarpe in Sicilia e se potevi dare qualche dettaglio in più sulla realizzazione dei materiali, sugli appoggi, sul modo con cui scarpe si relazionava con gli artigiani. Invece per Roberta in realtà si tratta di un dettaglio, perché l'ho notato mentre facevi scorrere le fotografie di casa Zente e lì c'era l'immagine della finestra angolare con al di sotto il dolcione. Allora, siccome anche con Guido un po' ne parliamo, questa cosa dei dolcioni un po' ci prende, no? Ci sapresti dire come, da dove veniva quest'acqua, come veniva convogliata questo dolcione finale? Proprio a livello come di dettaglio, proprio all'interno costruttivo, insomma, se c'è qualche cosa che ci puoi dire di più su questa parte. Ecco. Diciamo che il filo conduttore un po' accomuna tutta l'esperienza e tutto il lavoro di scarpa. Dicevo all'inizio come la scelta dei materiali ha un ruolo significativo. I materiali non sono mai troppo diversi fra di loro, nel senso che sono sempre materiali abbastanza semplici come provenienza, ma il modo in cui vengono interpretati ed elaborati che li arricchisce. Per quanto riguarda il lavoro siciliano, molti sono materiali che provengono dal Veneto. Il marmo Crosetto viene impiegato per il pavimento, per l'androne dello stelo. Il resto invece sono materiali che Scarpa attinge ad un repertorio che è quello siciliano, con una particolarità: visitando Messina lui si accorge dell'intensità del vento che attraversa lo stretto. Questo fa sì che la pietra, il marmo è sempre, rispetto per esempio a Venezia, particolarmente pulito, proprio perché l'intensità fa sì che la pietra venga quasi continuamente levigata. E quindi comporta chiaramente una resa nel tempo dei materiali che vengono in particolare per il museo messi in posa all'aperto, che garantisce anche una lettura del colore e della pietra che nel tempo si mantiene costante. Sì, scusa, ti interrompo subito. Allora, questa cosa qui, per esempio, è molto interessante, dell'azione del vento sulla pietra. Questo però ha comportato anche qualche dettaglio dal punto di vista del montaggio della pietra, come veniva montata rispetto... Allora, il progetto di Messina, avete visto, è un progetto di massima. Le tavole più definite sono quelle in scala 1-200, quindi manca poi quello sviluppo esecutivo del progetto che avrebbe portato alla definizione dei dettagli. Però per esempio nel caso del pavimento di Palazzo Abbatelis, che viene realizzato in cotto, l'indicazione a margine del foglio è: il pavimento dovrà essere talmente lucido da vibrare sotto i colpi della luce. È uno dei termini e dei concetti che torna più volte nella rappresentazione, nei disegni, e riguarda anche tutte le indicazioni che vengono date agli artigiani per la finitura, ne ho lette alcune, dei materiali e il trattamento del ferro. Nel caso specifico di Abbatelis, per accelerare anche la realizzazione di alcuni elementi, gli infissi per esempio non verranno realizzati a Palermo, ma saranno realizzati a Venezia da Anfodillo e poi trasportati e messi in opera direttamente a Palermo, mentre tutti gli altri elementi, di cui non figura se non raramente un disegno tecnico preciso, cioè al tavolo da disegno misurato, ma sono sempre
sempre degli schizzi molto dettagliati, ma non a righe squadra, vengono discussi volta in volta con gli artigiani, nel senso ho raccontato diverse testimonianze in cui l'aspetto più interessante da parte loro è stato proprio quello didattico, cioè avere trovato in scarpa un interlocutore capace di parlare la loro stessa lingua, che è un tema, diciamo, che chiaramente ricorre nell'esperienza, ma per cui c'era di fatto uno scambio reciproco, il cui obiettivo ultimo chiaramente era realizzare la qualità di un prodotto. Poi molte delle cose, molti dei temi chiaramente accomunano tutti, anche guardavo il disegno degli oggetti per Dino Gamina, per esempio, verranno tutti in blocco acquistati poi successivamente dopo la morte di Scarpa per l'arredo dello Stay. Cioè questa capacità di realizzare uno spazio che avesse in qualche modo una struttura armonica complessiva, in cui il progetto alla grande scala veniva via via spinto fino al disegno del dettaglio, è di fatto una caratteristica, ma non c'è il gusto del dettaglio se non come parte di un insieme. Ed è questo forse uno degli aspetti che più volte di cui più volte Scarpa è stato accusato, proprio per una incapacità da parte, secondo me, di leggere realmente quello che è quello di lavorare. Poi volevo dire anche un'altra cosa, ne parlavamo anche prima, no, di Hoffman, del mondo della cultura viennese in più generale. Uno dei temi, questo raccogliendo in parte le testimonianze di Roberto Calandra, di discussione tra Calandra e Scarpa, due generazioni diverse, in cui trovano fin dall'inizio una serie di punti di discussione comune. Il primo era che lavora per l'arte. Calandra aveva preso un master alla Columbia University negli anni, metà degli anni 30, e aveva avuto modo di vedere le opere di Wright, di visitare le opere di Wright. Scarpa di questa cosa ne rimane entusiasta e chiaramente chiede delle relazioni, delle specifiche anche tecniche legate ad alcuni progetti molto, molto puntuali. L'altro era Liverpool, era secessione viennese, secondo quel filone che da Hoffman a Wagner portava poi a Schindler, a Neutra, il loro passaggio attraverso l'Olanda negli Stati Uniti e quindi da Wright, come matrice di quel movimento moderno che interessava i due. Quindi questo percorso, che è prettamente culturale, secondo me è quello che costituisce di fatto il substrato su cui si fondano tutte queste azioni progettuali. Una profonda conoscenza di una storia che è una storia del mondo antico e del mondo contemporaneo, così come i pezzi di Casanzempere, di Antico Areato, il dialogo con i pezzi di contemporaneo, quindi senza per forza una gerarchia, una presa di posizione rispetto a quello che è l'unico elemento distintivo dato dalla qualità per sé dell'oggetto che di volta in volta viene utilizzato. Non so se hai risposto. Sì, sì, sì. Allora, i doccioli, devo dire che su quelle parti tecniche, saputo poi Giacinta, se vuoi parlare insieme a noi, ecco, perché sono quegli elementi appunto che poi prendono soprattutto l'acqua dalla terrazza superiore anche e che convogliano. Sì, sto cercando, vedi, è la parte superiore, tutta la terrazza superiore, quindi fa convogliare l'acqua attraverso i doccioni. In più penso che quindi ci sia anche un problema qua dentro appunto di caduta dell'acqua, perché l'incavo è profondo, ecco, cioè c'è proprio questa idea di un muro, cioè di paesi disposte parallelamente tra di loro dall'esterno all'interno, con proprio una disposizione di elementi indipendenti uno accanto all'altro, ecco, quindi in questo senso. Scusami. Sì, in effetti era proprio quello che si... Sì, in effetti era questa la cosa che... Perché è curioso vedere che c'è solamente il doccione che esce e proprio, ma quest'acqua dove la raccoglie? La raccoglie dal tetto, ma poi dal tetto come fa a venire giù? In che modo poi si sviluppa il canale all'interno dello spessore del muro, che quindi effettivamente deve essere fatto a parti? Esatto. Sì, c'è come una canalina, c'è come un profilo di sezione a C che raccoglie l'acqua. Quindi immaginatevi il terminale inferiore della finestra che ha una piccola rete in cui l'acqua passa per questa griglia e viene espulsa dal doccione. Tra l'altro il tema del doccione immagino che poi interessi moltissimo anche Guido.
perché è uno degli elementi più interessanti anche della casa, non soltanto da un punto di vista formale, ma proprio da un punto di vista tecnico. Perché in questa casa Carlo Scarpa ogni tanto ha dovuto azzuffarsi, lottare strenuamente per introdurre alcuni dettagli. Alcuni dettagli che poi alla verifica del tempo si sono verificati più o meno funzionali e tra le scelte per cui lui è stato più ostacolato da parte dell'impresa è stata proprio questa dei doccioni, perché hanno detto ma poi segneranno tutta la facciata, finiranno male, finiranno per rigare tutta la superficie, saranno un disastro, proprio la loro fine era già segnata, e invece nel tempo si sono dimostrati funzionare benissimo. Di solito non gettano molta acqua, ma la signora, la custode della casa, una volta ha pulito diciamo con molta acqua uno di questi spazi e si è accorta della bellezza della cascata d'acqua che l'acqua crea uscendo da questi doccioni. E allora l'ha rifatto e ci ha fatto delle fotografie apposta per far vedere, diciamo, in una situazione reale, perché normalmente questi doccioni non sputano acqua in continuazione, ma proprio per far vedere la bellezza della fuoriuscita dell'acqua e anche la protezione che danno alla facciata. La forma dell'acqua, ecco, per poter dare forma all'acqua. Sì, tra l'altro anche io parlerò poi il pomeriggio di un altro doccione, quindi sono temi collegati. Ed è anche un tema questo veneziano in qualche modo, perché anche nelle lezioni di Scarpa, nella 16, c'è quella parte in cui lui racconta proprio l'esperienza della bisogna di San Marco con i doccioni di piombo, e dice che è bellissimo sentire l'acqua quando piove che cade giù dai doccioni, perché non è solamente un effetto visivo ma è anche un effetto sonoro, e quindi questo rientra nel progetto della Zenter, che voleva ricreare in qualche modo una villa italiana veneziana a Zurigo. È una cosa che si ricrea non solo attualmente attraverso le forme, i materiali, le luci, ma anche attraverso questi ricordi sonori. Infatti quando ci sono degli appunti su questi, sono andata via veloce sui disegni, quelli per il giardino che ho chiamato giardino giapponese, forse un po' perché non so quanto posso spingermi a parlare di giardino giapponese, però in cui ci sono degli appunti sulla sonorità dell'acqua, quindi è proprio uno spazio litico, cioè di pietra, ma sonoro. E no, volevo fare una piccola osservazione su quell'immagine che avevi mostrato dell'allestimento di Antonello della pala di San Cassiano, no? Questo bellissimo allestimento in cui l'elemento tessile funziona, cioè che è disposto ai lati, mentre nella parte centrale superiormente lo spazio è delimitato dal bastone, no? E poi da un panno piano. Allora, in realtà fondo corre in maniera omogenea il calicò che abbiamo fatto per tutte le prese. Sì. Ma questo lì al cuore, questo panno di fustagno, sì, il cui bastone e la base servono a metterlo a tenerlo in tensione, sì, e fissano contemporaneamente l'altezza della pala originaria. Certo. Quindi è quasi di per sé privo del frammento della pala. Di fatto è quasi una composizione astratta, in cui abbiamo soltanto un elemento orizzontale in alto e in basso, il colore del panno. Nel momento in cui Scarpa posiziona la pala, restituisce il passaggio dalla riproduzione del dipinto all'originale, quella che era invece la composizione originaria. Fornendo però un allestimento, se mi posso permettere, proprio bizantino, ecco, perché in cui la pala può appare attraverso le tende mobili proprio dell'allestimento bizantino, quindi aggiunge una parte in più e quindi introducendo anche in quel caso un pensiero di mobilità riguardo a quelle pareti a frammenti fisse. E tra l'altro enucleando all'interno di un percorso che per le strade del 400 è omogeneo, quelle opere che hanno un particolare valore espressivo, quindi vengono inserite all'interno di un percorso, ma servono a costruire quella
quel tentativo di innalzare, come diceva lui, la qualità di un ambiente quando le opere non sono, come succede spesso, tutte di qualità eccessa. Ma questo studio legato alle singole opere da esporre accompagna, per la mostra di Antonello in particolare, tutti i pezzi che vengono tutti disegnati, vengono annotati qual è il supporto di fondo, come può essere agganciato, quali sono i materiali, se ci sono o non ci sono cornici. E in tal senso il lavoro più interessante che viene fatto riguarda poi nel 70 il progetto per il Museo di Messina, quando loro, per arrivare a elaborare un progetto in una scala 1-200 in cui non compare se non nella destinazione dei diversi ambienti, non c'è un vero e proprio progetto di allestimento, ma per arrivare a immaginare quello spazio, catalogano e fotografano tutti i pezzi del museo, sia le opere di pittura, sia le opere di scultura che la piccola oreficeria. Si tratta di migliaia di pezzi che chiaramente costituiscono i termini in qualche modo della questione, cioè contrariamente a quello che succede oggi molto spesso, dove in realtà si progetta un contenitore e poi in seconda battuta si pensa a come deve essere allestito. Lì è chiaro che per poter realizzare un vero museo lo spazio deve essere progettato con le opere che entrano a far parte dello spazio. E quella struttura che nel museo di Messina diventa la grande piazza, no? Con questa sorta di teatro tettonico in cui gli elementi architettonici definiscono lo spazio e contemporaneamente dialogano con le stesse opere, che è in qualche modo la chiave di lettura più significativa. Bene, se c'è qualche domanda dal pubblico. O anche osservazione, qualcosa, qualsiasi cosa. Mi inserisco con qualche flash molto schematico. Scarpa mi parlava spesso di Palazzo Scopletti, che io non conoscevo e che evidentemente poi mi sono studiato diffusamente. Mi sembra che ci siano. Un architetto non lo si individua dal repertorio di fotografie che tiene nel suo studio, cioè dalla memoria visiva che ha, perché sarebbe come, forse aveva ragione Benson che diceva vince chi ha più fotografie, non è il caso dell'architetto. L'architetto vince secondo la sua digestione delle fotografie, che può averne 10 soltanto, però una digestione formidabile riesce a produrre cose notevoli. Però mi sembra abbastanza facile fare un riferimento tra Palazzo Scoplette e la Tecnet per quello dei profili di bronzo che Scarpa utilizza per perimetrare tutta la superficie, che è un uso, io almeno lo individuo come un uso islamico, addirittura, se posso esagerare nella provocazione, perché molte moschee, Isfahan, e soprattutto quelle moschee esterne, cioè che hanno più lo spazio esterno valorizzato che la parte di edificio, utilizzano questi profili colorati, ceramiche e altri materiali che servono a smaterializzare la consistenza del muro, che poi anche questa, la scelta che aveva provato e tentato fortunatamente Joseph Hoffman, che adesso è forse vanificata in parte dai colatici di bronzo che hanno colorato di verde tutte queste grandi stesure di marmo norvegese. Scarpa forse non avrebbe voluto avere come intenti degli Scoplette e invece si è trovato però dei buoni come intenti nel banchiere giunghese. Però a me ricorda che questo riferimento ad Hoffman, che tra l'altro poi nella produzione di Scarpa è frequentissimo, perché la sala di Antonello è evidentemente una citazione, ma è una citazione in cui addirittura il risultato non dico che sia migliorativo, ma è equiparabile al prodotto di Hoffman. Scarpa, quando fa la sua conferenza a Vienna nel 74, dice che io ero presente, perché sono abbastanza vecchio per potermi ricordare queste cose, dice che la sua cultura viene da Vienna e viene da quello che lui ha imparato da Joseph Hoffman.
Riguardo all'acqua, e qui mi fermo su Hoffman, quel dozzone che si vedeva sotto le finestre è un dozzone che ricorre direttamente che Venezia era in grado di produrre, peraltro con esecutori marangoni, chiamiamoli, oppure cabinet maker, come direbbe in inglese, era di tale livello che la tenuta del serramento poteva essere molto alta, non erano certamente serramenti fatti di quattro tavole incrociate, però tra vetri a piombo e tra esilità di strutture si potevano avere dei colatici all'interno, cioè delle cascatelle, e molti, credo che anche da Cristo Mariano mi possa testimoniare, molti edifici, soprattutto in grandi vetrate, hanno all'interno, prima del pavimento di Castellone, una specie di raccolta di acqua che poi esce fuori sotto gli agenti del balcone con delle forme variamente interpretabili o addirittura anche scultoree, perché diventano delle teste che vomitano acqua. Ma Scarpa si è sempre interessato alla sonorità dell'architettura, la sonorità dell'architettura è data in gran parte dall'acqua, da lì delle trombe di Fermivale Sansovino vicino a Noventa Vicentina, ma poi questo ricordo di San Marco, di queste piogge di acqua che credo che potevano accasciare una persona, perché se uno andava sotto a una caduta da 20 metri di acqua era come se ti cadessero dei quintali d'acqua, non delle poche cose. E Scarpa ricordava anche le tombe medici, che le tombe scaligere, che hanno invece in quel caso lì le transenne che sono fatte di ferro battuto, che non sono fisse ma sono mobili, per cui quando il vento le attraversa suonano, risuonano come poi il campanile, se vogliamo, della chiesa di Costa di Cadore. Questo solo per ricordare che Scarpa amava che l'architettura parlasse, e quando riusciva a farla parlare era finita. Aggiungere qualcosa. Devo dire che quella della sonorità è una cosa che di Scarpa mi ha sempre colpito molto, e mi ricordo da giovane, anch'io ormai una certa età, quando la prima volta vi un Vega ero lì a contemplare questo spazio, a un certo punto sento tre note perfettamente accordate, che erano i quattro, no, quattro, sono quattro scalini, che era il dislivello tra la parte bassa e la parte alta, perfettamente intonate dai tacchi a spillo di una signora che saliva questi quattro scalini. Sono rimasti colpito, proprio non me l'aspettavo, non lo sapevo che lui avesse un'attenzione che faceva addirittura la scala sonora, e questo devo dire è notevole. Penso non sia casuale, perché sono stabili di calcestruzzo, ovviamente dentro contenuti in un profilo metallico d'ottone, e sono andato là con la mano, e sì, sono andato giù. Ecco, io forse direi che possiamo fare la pausa pranzo, magari rispetto al programma possiamo trovarci qui alle 2 invece che alle 2:15, perché il pomeriggio sarà piuttosto impegnativo. Quindi grazie, a più tardi. Grazie ancora ai relatori di oggi.